Benvenuti a tutti gli amici di Daily Nautica ad un nuovo appuntamento con il nostro podcast Giro di Boa. Continuiamo la carrellata dei grandi personaggi della nautica e infatti qui con noi, protagonista del nostro podcast, oggi è Giovanni Costantino, fondatore e CEO, quindi presidente di The Italiancy Group. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie per l'invito. Allora, io romperei subito il ghiaccio con una domanda su una frase che mi ha molto incuriosito. Aprendo il vostro sito, leggo: i grandi sogni non devono finire mai. Quindi mi chiedo, l'Italiancy Group per lei è nato da un grande sogno? Sì, è nata da un sogno, da una passione, da una voglia di fare e da una voglia di generare progetti positivi, progetti che possano sviluppare buon vivere per tutti coloro che sono in o intorno al progetto. Buon vivere, cosa significa per lei questa frase? Beh, buon vivere sicuramente è una vita in equilibrio tra le passioni personali nelle quali vi è la quantità giusta di tempo libero e le giuste emozioni professionali. Senza emozioni professionali, senza obiettivi, senza sogni, ritengo che anche la parte privata, il gioco e la famiglia non possano giovare delle medesime emozioni. Quindi in sintesi bisogna gestire un equilibrio tra il sacrificio, che è sempre anche una parte di rischio, e le emozioni e il saper dare ai propri cari, alla propria famiglia e a se stesso, anche magari con un po' di sano sport o di gioco. Un perfetto progetto di vita, a volte forse, almeno parlo nel mio caso, difficile così da portare avanti tutti i giorni, però è veramente un'ottima linea guida. Allora mi offre su piatto d'argento questa domanda, questa mia curiosità: qual è il suo, diciamo, piano di vita, nel senso, come si fa, se un giovane ci sta ascoltando, a diventare come lei, a diventare Costantino? Di sicuro mettere nella prima fase della propria vita professionale, ovvero la gioventù sia fisica che professionale, mettere al primo posto il voler crescere, quindi la disponibilità ad affrontare dei sacrifici, il più possibile, dicevo, nell'obiettivo dell'equilibrio di poc'anzi, che nella fase giovanile di spinta, di grande crescita, per alcuni versi deve essere non rimesso in discussione, ma probabilmente leggermente sbilanciato. La fase iniziale del percorso imprenditoriale o professionale di ognuno di noi è quella fase che richiede maggior impegno, maggior investimento. Se quell'investimento è dato con competenza, voglia di fare, professionalità e correttezza soprattutto umana e professionale nei confronti dei collaboratori, degli amici, del proprio progetto, ecco, quella fase è quella che può giustamente accompagnare all'equilibrio dal quale siamo partiti. Ovviamente quell'equilibrio è un obiettivo, come si diceva, non facile. Tutti gli obiettivi non facili devono passare dalla strettoia del sacrificio. Ha ragione. E per arrivare a The Italiancy Group, appunto, ha fatto tantissimi passi in avanti fino ad arrivare a quello che è oggi. Ci può raccontare un po' la storia dall'inizio, da Tecnomar, giusto? Sì, l'ingresso nel mondo nella nautica è stata appunto la Tecnomar.
e da lì a piccoli passi, ma tutti molto veloci e ravvicinati fra di loro, siamo arrivati ad essere un'azienda di riferimento internazionale. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto attraverso un progetto, una mia visione strategica anche abbastanza controtendenza, ma era talmente chiara nella mia mente che tutti coloro che per esperienze di settore tentavano di portarmi al di fuori della mia strada, del mio obiettivo innovativo, ripeto, era talmente chiara in me che nessuno è riuscito a spostarmi da quel percorso che avevo tracciato in me. L'ho seguito appunto con tantissimi sacrifici, con un impegno enorme, con una determinazione sopra, oltre qualsiasi limite, ed ogni obiettivo che mi sono dato, alcuni sono arrivati in maniera più normale, altri invece in maniera molto più sofferta, anche pericolosa, perché lungo il percorso i rischi che l'azienda ha corso proprio perché la spinta propulsiva era molto forte, i rischi che abbiamo corso non sono stati pochi, però evidentemente il progetto lucido, sano, mi piace dire una sana follia, evidentemente era giusta e ci ha portato ad essere oggi il cantiere che siamo, che in sintesi lo andrei a definire come un'industria di altissimi valori, qualità, stile, lusso, di grande correttezza verso la propria clientela, e la grande correttezza si declina verso i propri clienti non attraverso un contratto, ma attraverso la vecchia storica logica, quella che i nostri genitori hanno insegnato a noi tutti, ovvero che la stretta di mano è un impegno dal quale non si deve poter declinare. Ma fin dall'inizio, fin dal primo passo per costruire quello che è oggi The Italians Group, avevi in mente già tutta la via, tutta la strada, tutto il progetto? Oppure piano piano nel tempo è cresciuto a piccoli passi? Beh, devo dire, il progetto ce l'avevo ben chiaro, ce l'avevo tutto in mente. È chiaro che nell'andare avanti il progetto si è rifinito, si è plasmato, e devo dire anche taluni obiettivi raggiunti magari non facevano parte esattamente del progetto iniziale, ma andando avanti, come si dice, le opportunità passano per tutti e bisogna soltanto essere lì pronti a saperle gestire e a ben cogliere. Lungo il percorso di opportunità, così come incidenti di percorso, ne sono capitate tante, e quindi arrivare qui vuol dire che gli incidenti di percorso abbiamo saputo gestirli, le opportunità le abbiamo sapute cogliere. Ma in questo percorso c'è stato qualcosa che ti ha dato più soddisfazione delle altre? Ha detto, oh, questa cosa veramente sì, è arrivata, sono contento, e una soddisfazione, tutto ha dato soddisfazione immagino, proprio qualcosa che è rimasta più dentro? Ma sinceramente le dico, sono stati tutti percorsi e tappe di grande emozione, quindi ogni obiettivo raggiunto ha dato la medesima emozione, la medesima gratificazione. Probabilmente quella che più ha segnato un percorso nella logica dell'imprenditore probabilmente è stata la quotazione in borsa, in quanto la quotazione in borsa è la declinazione finanziaria della considerazione che di te
hanno coloro che ne sanno, cioè gli investitori. Quindi essere riuscito a farlo ed ancor più riuscire man mano che i progetti vanno avanti a vedere il titolo che cresce, bene, è un po' come uno studente portare a casa una pagella con ottimi voti. 2021, corretto, giusto, la quotazione? 2021. No, sì, in borsa. Parlando invece di sostenibilità, quest'anno, non quest'anno, in questi anni si parla veramente molto di sostenibilità e so che appunto anche The Italian Sea Group nella sua attività sempre più si sta appunto dando da fare per questo concetto. Sì, per noi la sostenibilità è un concetto molto ampio e circolare. Parte dalla sostenibilità verso sostenibilità e rispetto verso l'ambiente, e devo dire è un percorso questo che abbiamo iniziato già un bel po' di anni fa, tant'è che siamo molto avanti nel progetto. Ovviamente i progetti concreti, non i progetti da slogan. Noto che spesso la sostenibilità viene utilizzata come argomento di marketing, stiamo facendo, siamo in arrivo, progetti non direi ambiziosi ma meglio direi improponibili o irraggiungibili se non a distanza di 20 anni. Ecco, noi rispetto all'ambiente siamo molto concreti, quello che stiamo facendo già dà dei risultati ottimi e in sintesi le direi abbiamo le nostre navi, anche le più grandi, che ormai hanno raggiunto un inquinamento sia in mare che in atmosfera che è confrontabile a quello di una autovettura. Mi sembra che già sia un buon risultato, ma nonostante questo stiamo continuando a spingere negli investimenti di innovazione. Dopodiché abbiamo il rispetto nella gestione di tutto il sistema azienda, dal luogo di lavoro alle risorse, al rispetto delle donne, alla parità di genere anche nelle assunzioni. Abbiamo più del 40% dei collaboratori azienda sono donne e devo dire che le donne hanno una marcia in più rispetto a noi, hanno un grande spazio all'interno dell'azienda e sono donne manager anche di ottimo livello e in funzioni importanti. Così come anche il rispetto e la spinta importante verso i giovani, ce ne sono tantissimi, credo che rasentiamo i 200 giovani all'interno dell'azienda, molti dei quali soltanto 4 anni fa erano stagisti e oggi sono già dirigenti all'interno dell'azienda, proprio perché giungono con una preparazione scolastica molto alta, con un inglese ottimo, con una voglia, quasi con un'arroganza positiva nel voler fare, nel voler crescere, quella voglia di andare alla quale facevo riferimento all'inizio della nostra chiacchierata. E poi spingiamo moltissimo attraverso un'academy interna a formare on the job questi giovani che si meritano tutto il nostro impegno. Invece per quanto riguarda lo stile, mi può parlare appunto della collaborazione ormai famosa con il grande stilista Armani? Sì, ecco, questo è stato un'occasione passata e colta, è stata un'idea, una coincidenza di momenti che mi ha reso molto felice, non soltanto sotto il profilo imprenditoriale, perché è stato uno scambio importante per l'azienda e lo sviluppo sta andando avanti con grande soddisfazione
delle due parti, ma è stato anche un percorso, specialmente quello più vivo della progettazione della nave, che mi ha dato il confronto con il signor Armani, che mi ha entusiasmato tantissimo, così come era ed è entusiasmante vedere un uomo come lui oggi presente in azienda, attento al dettaglio, probabilmente come lo era nei suoi primi anni. Quindi è un uomo che ancora oggi non dà nulla per scontato, non sottovaluta nulla e continua a inseguire l'aspirata perfezione in ogni dettaglio. Ecco, infatti si narra anche di vederlo anche recentemente proprio nei suoi negozi a Milano mentre sistema le vetrine, vuol dire proprio che una persona che, anche se è arrivato al livello che appunto conosciamo tutti, questo grandissimo icona internazionale dell'Italia, della storia della moda, ancora vuole rimanere, godere di tutti i passaggi del suo lavoro. Quindi questo è un grande stimolo, una grande visione, no? Poi del lavoro deve essere così sempre, sì, mantenere ritengo, l'energia. Ritengo che raggiungere i risultati è molto difficile, però ancor più difficile è tenerli nel tempo. Il signor Armani è un esempio di rigore che è iniziato e continua tale dopo 40 e oltre anni di assoluta carriera. Le volevo chiedere, ma da bambino pensava di raggiungere tutto questo? Cosa voleva fare da grande? Certo, da bambino non potevo immaginare l'evoluzione, però sin da bambino, siccome il mio percorso di sacrificio e di impegno è nato proprio da ragazzino, già dai primi passi riuscivo a leggere in me stesso una particolare energia, una particolare forza, una particolare determinazione. E poi riuscivo anche a cogliere già da quegli anni una capacità di apprendere e apprendere velocemente. Quindi nell'adolescenza e nella crescita giovanile non ho fatto altro che mettere a punto quelle che erano le sensazioni, le capacità che sentivo dentro, e poi appena sono stato pronto ho iniziato a giocare con impegno questa meravigliosa partita, che continua nel medesimo entusiasmo del primo giorno. Ma c'era qualcosa che sognava di fare da piccolo? Un'idea di lavoro? Oppure no, non c'era? Beh, devo dire, quello che sempre mi ha affascinato sin da ragazzino è coniugare una capacità tecnica a quella estetica, quindi una sensibilità tecnica unita ad una spiccata sensibilità estetica. Non riesco a far nulla se non è nella perfezione estetica. Ovviamente bisogna sempre partire dalla funzione, dal funzionamento, quindi il segreto, il risultato poi è lì. Far qualcosa che serve, che deve funzionare, se poi è anche bella, allora i risultati tanto meglio devono per forza arrivare. E invece il rapporto con il mare, con le barche, quando è nata questa passione, quest'amore? Ma consideri che io sono pugliese, sono nato a Taranto, quindi sono nato a 500 metri dal mare, quindi il mare è tutto sommato la seconda cosa dopo la mia mamma che ho visto quando ho iniziato, che ho colto quando ho iniziato a capire. Quindi la passione del mare è sempre stata dentro, è proseguita negli anni, e quando per una serie di coincidenze questa avventura mi si è presentata davanti,
ho deciso di coglierla proprio partendo da quella originaria passione, ovvero il mare. Ha un'imbarcazione sua, personale? Ci può raccontare qual è? No, non ce l'ho, l'ho avuta per un certo periodo, poi mi sono reso conto di due aspetti. Uno, che pur avendo un cantiere di discrete dimensioni, l'impegno della barca, specialmente in quella fase della mia vita, ma devo dire non è diversa questa, era un impegno per me troppo ampio, gravoso. Troppo gravoso, da una parte. Dall'altra parte, quando ero in barca, veramente non riuscivo a staccare, perché la barca, nonostante la passione per il mare, in qualche modo mi trasportava sempre all'interno dei pensieri d'azienda. Del lavoro, e quindi certo. Da un certo punto in poi ho deciso di scegliere simpatici alberghi, la montagna d'estate, e magari così riesco a rilassarmi di più, visto che i giorni, ahimè, sono sempre risicati. Non è il primo che sento che lavora e ama il mare, ma gode anche della montagna, quindi non è una cosa rara, la sento spesso questa. Io la ringrazio per essere stato con noi. Prima di lasciarla le voglio fare le ultime due domande. La mia penultima, diciamo, curiosità riguarda un po' i suoi obiettivi, nel senso, ha fatto tantissimo, l'Italian Sea Group cresce ed è cresciuta tantissimo, e quindi mi chiedo se ha ancora altri sogni nel cassetto. Di sicuro è uno dei punti che abbiamo toccato. L'obiettivo primario è quello di proseguire mantenendo la pulizia, la serietà, la coerenza e il rispetto dei risultati che abbiamo raggiunto. Di sicuro questo è il mio primo obiettivo. A seguire, con l'esperienza di questi anni e con la maturità anche del percorso di vita, dell'età, visto che sono ad un mesetto dai 60 anni, è quello di proseguire a impostare progetti però sempre più raffinati, sempre più centrati, sempre più stimolanti, sia per me che per il grandissimo team con il quale condivido questa avventura, e devo dire anche per gli investitori che hanno creduto in me e nel gruppo. Allora io la ringrazio, e prima di lasciarci le chiedo, le faccio la domanda di rito, perché il nostro podcast si chiama Giro di Boa, e quindi le chiedo se c'è stato, e se sì, quindi quando è stato e qual è stato il suo Giro di Boa. Ma il Giro di Boa c'è stato, ahimè, e c'è stato già qualche anno fa, vista l'età. E probabilmente proprio quello il momento che ha segnato un cambiamento importante, ovvero la quotazione. La quotazione in borsa, quindi questo momento così importante per The Italian Sea Group. Io la ringrazio per essere stato con noi, e sono molto felice appunto di aver fatto questa chiacchierata con lei. Sono emerse molte caratteristiche della sua personalità e sento anche tanti valori umani, valori del rispetto anche del suo team e anche del rispetto verso il prossimo, che appunto in questa chiacchierata di questi 20 minuti insieme è uscito molte volte dai suoi discorsi. Grazie. Grazie. A presto.